Sì, è una partita durissima. Oggi il Vicenza ha dimostrato veramente il perché dell'essere stato alla fine del campionato della terza forza, perché squadra veramente dura, tosta da incontrare, ben messa in campo e anche con buone individualità. Probabilmente non so fino a che punto le assenze non abbiano giovato alla formazione di oggi, perché probabilmente si sentivano più compatti, più sicuri, si sono aiutati di più e ha fatto una grande partita. Noi abbiamo, tra virgolette, sbagliato il primo tempo a livello di gruppo, non a livello di singoli, perché avevo pensato di preparare questa partita giocando contro un 4-3-3 e di liberare un pochino la zona centrale. Sapevo che ci avrebbero chiuso sulle fasce e avevo chiesto ai centrocampisti di sfalsarsi, uno di abbassarsi e l'altro di alzarsi, ai due registi, insomma, perché sono capaci tutti e due, l'hanno fatto poco, i due centrali si aprivano poco, volevo fare una costruzione a tre per cercare di far scegliere loro le loro tre punte di stare con i terzini alti o di andare a prenderci più bassi. L'abbiamo fatto male, ha pesato tantissimo la stanchezza, non so, probabilmente la poca lucidità dell'aver fatto queste due partite nel giro di poco tempo, questa era la terza, probabilmente non c'era quella sicurezza di giocare perché c'era poca lucidità e quindi non ci è riuscito quello che avevamo preparato. E poi nel secondo tempo io dico sempre, l'ho vista dalla panchina, la devo rivedere, ma credo che siamo stati strepitosi, perché per mezz'ora, 35 minuti l'abbiamo chiusi lì, creando tantissimo, facendo benissimo quello che ho chiesto dal primo giorno, accompagnare l'azione, e se accompagni l'azione loro non riescono più a uscire, e l'abbiamo fatto molto bene. Tre vittorie diverse su tre, la quarta come sarà? Noi andiamo a Vicenza in questo momento avendo un piccolo, ma piccolissimo vantaggio, perché dobbiamo andare con questa testa, cioè del fatto che noi abbiamo sì vinto, ma poi è un attimo, ma senza ovviamente timori reverenziali. Sappiamo che sarà una partita dura, loro recuperano giocatori importanti, noi saremo ancora più stanchi. E dobbiamo fare quello che sappiamo fare con grande lucidità intellettiva in campo. Nel primo tempo e parte del secondo tempo sono convinto che abbiamo giocato molto meglio noi, poi loro hanno avuto una buona reazione, anche perché è chiaro che noi, qualche ragazzo che non gioca da tempo, ha avuto qualche calo, insomma siamo calati un po', anche perché hanno fatto dei cambi con giocatori di qualità importante, perché lì hanno l'imbarazzo della scelta lì davanti soprattutto, a differenza magari nostra. Però credo che la squadra abbia fatto un'ottima gara, eccellente per 60 minuti, 65 minuti sicuramente. Ripeto, le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo è un peccato non averne messe dentro qualcuna, e in ogni caso la squadra ha dimostrato grande carattere, perché sull'1-0 in 10 abbiamo avuto la palla del pareggio. Quanto è diverso questo Pescara da quello incontrato qualche tempo fa in una gestione tecnica diversa? No, credo che quella volta in campionato ci mise in grosse difficoltà. Oggi le difficoltà sono state per 15 minuti, perché noi eravamo alla terza partita in una settimana, e nel secondo tempo il Pescara meritava di vincere in campionato. Oggi credo che il risultato più giusto sarebbe stato quello di parità, però ci sono ancora 90 minuti, e certamente l'1-0 è un risultato che ci poteva stare e che, diciamo, non dico mi soddisfa appieno, però siamo convinti che almeno sarà una bella bolgia, ci sarà il pienone, e sono convinto che abbiamo possibilità di farcela.